thank you Quando vedete lo schermo me lo dite. Sì, si vede. Ok. Allora, ehm, volevo fare questa premessa, ovviamente, che probabilmente non serve, però. Eh, io ho iniziato queste serate di, di Flask come come studente, tra virgolette, nel senso che neanche io non sapevo niente di Flask prima delle, delle quattro lezioni di, di Andrea. Eh, però diciamo che ho avuto tempo di dedicarmi agli esercizi, eh, diciamo che l'argomento mi è piaciuto e, e quindi volentieri vi posso far vedere eh, come, come ho affrontato eh, i miei esperimenti. In questo modo direi che... Quindi non sono in grado probabilmente di fare live coding come Andrea, però se, se vi va bene vi posso far vedere come ho fatto evolvere eh, l'applicazione di Andrea eh, dell'altra volta eh, in questi giorni di, in cui vi sono esercitato. In questo modo vi posso magari far vedere i vari punti che si devono toccare quando si vuole fare una modifica a un progetto Flask. Mi può andare bene? Non sento più niente. Uh -huh. Per me sì. Red per oh. me sì. Ok, va bene, allora proviamo a far così. Intanto devo riuscire a capire come spostare sta, sta barra degli strumenti. Perché è proprio lì dove devo fare, dove devo toccare. si è posizionata ah, ok la posso spostare ok quindi allora mh, questa era l'applicazione di andrea come l'aveva postata l'altra settimana eh, su github ha fatto una, una home page in cui ha fatto una nav bar in cui c'è un link eh, sono due link eh, che rimandano alla stessa pagina indice diciamo e poi aveva fatto un link un nuovo corso in cui era possibile inserire eh, i dati del corso creare il nuovo corso eh, cioè il corso creato veniva sic sicuramente salvato nel database e La pagina diciamo che Flask ti veniva ti portava in una pagina in cui puoi vedere le, i dati del, del corso, poi c'era questo menu che non era non era implementato e anche la funzione di logout per adesso non era implementata. Quindi, per prima cosa io mi sono diciamo tirato giù da GitHub la la versione eh, che ha fatto lui, e, e da quella sono partita son partito. adesso. Vi faccio vedere invece, diciamo dove sono arrivato e, e poi vediamo magari eh, pezzo per pezzo come ci sono arrivato, se vi va bene. Allora, questa è la mia applicazione adesso. Eccola qua prima. Errore. Quando passo da un progetto all'altro, Visual Studio mi perde l'ambiente Python. Ecco, questa è diciamo la versione attuale. Vabbè. A parte i cambiamenti, qua nella, nella navbar, il fatto che ho visualizzato la pagina statica, diciamo che il menu, ho fatto un menu corsi un po più, con delle funzioni in più. La prima funzione è la funzione di lista corsi, mi fa vedere i corsi che sono sul database, mi fa vedere, questi erano, eh, non so se vi ricordate la struttura, comunque poi la riguardiamo. C'era eh, una serie di tag associati al corso, il livello, il titolo del corso, la descrizione, l'autore. Quindi, io adesso nel database ho inserito tre corsi, Flask, Pandas e Pygame. Ho implementato il bottone Dettaglio per andare a vedere eh, nei dettagli il corso. E quando nel, in questa pagina di dettaglio ho anche eh, linkato i, le serate, ordinate per data, tra i dati della serata, ho inserito, ho inserito anche un nuovo attributo che è la registrazione, e ho fatto in modo che se clicchi sulla serata, vai a vedere il link della registrazione. E in fondo a questa pagina di dettaglio c'è la possibilità di inserire anche una nuova serata. Eh, utilizzando appunto Bootstrap Italia sono riuscito anche a far funzionare questo widget di calendario. Ad esempio, se voglio inserire la serata di, di, di prossimo lunedì, metto 6, eh, descrizione della serata, eh, review. Con gli esercizi di tutti chiaramente il link di accesso era quello di zoom non lo metto adesso comunque faccio aggiungi serata la procedura mi riporta nella pagina di dettaglio in cui avrò il nuovo, la nuova serata qua volendo posso anche cancellare il corso oppure tornare alla lista eh, poi ho rifatto la pagina di corso, nel senso che eh, la pagina che aveva fatto Andrea aveva degli attributi che a me non piacevano, tipo il numero di, di lezioni. Lui ce l'aveva fatto per esercizio, eh, per farci vedere come era un controllo numerico, però eh, diciamo che per quanto riguarda questa applicazione, il numero delle serate diciamo, è, è un attributo derivato in base a quante serate ci sono agganciate, quindi l'ho tolto. Eh, vabbè adesso io ho fatto altre modifiche poi vediamo come ho fatto Comunque, proviamo a fare un nuovo corso prova eh, quando viene toccato il database diciamo viene anche visualizzato questo messaggio che vedremo che sono i messaggi flash che non l'avevamo ancora implementato con, con Andrea. Come vedete, il corso è finito qua nella lista in ordine alfabetico. Quindi, adesso se vado nel dettaglio, posso anche provare la funzione di cancellazione del corso, il corso non c'è più. Eh, poi l'altra cosa che ho fatto è la gestione dei tag. Eh, in questa pagina mi fa vedere tutti i tag già presenti. Eh, anche qua facciamo una, un tag di prova per, per pasticciarlo un po'. Quindi eh, appena inserisco un nuovo tag, mi viene presentato qua. Posso modificare la descrizione. se torno nella, torno nella lista dei tag è qua e poi volendo lo posso cancellare come vedete non, non mi viene neanche richiesto se sono sicuro o non sono sicuro ovviamente sono tante le migliorie che si possono, che si possono ancora fare no? cioè nel senso eh, ho fatto solo dei, dei passaggi in più in questi giorni però come vedete qualcosa eh, sono riuscito a fare quindi se siete d'accordo, vediamo un po' come ho fatto. Allora, mh, fortunatamente diciamo che mi sono, mi sono scritto una serie di, di appunti sulle cose che ho fatto eh, via via e così possiamo andare a, a vedere dove ho toccato per fare questa cosa. Ad esempio, no? allora, la prima cosa che ho fatto era l'aggiunta del... Vabbè, possiamo anche lasciare l'applicazione attiva. La prima cosa che ho fatto era l'aggiunta del menu corsi, eh, la possibilità di vedere qua la lista e il nuovo corso, di aggiungere la lista, no? Quindi quel menu lì ce l'aveva detto era nella, nella parte di indice. Allora, eh, nella cartella template sotto project eh, c'era il file base HTML dove c'erano i link di per Bootstrap Italia. E in questa pagina eh, c'è anche il menu come navbar. Che è questa qua. Quindi, avendo trovato qual era il menu dei corsi, ho aggiunto dei nuovi elementi, eh, questo qua è un elemento del menu, e questo è l'URL a cui è collegato l'elemento del menu. Eh, Quindi dentro il, diciamo, il modulo corsi, poi vedremo anche più avanti che cosa si intende per modulo, dentro il modulo corsi eh, c'è la funzione lista. Quindi dentro il modulo corsi, nella, nella, nella parte di routing di Flask, c'è la funzione lista, eccola qua. Eh, non so se vi, vi ricordate l'altra volta aveva, eh, Andrea aveva detto che eh, avremmo, eh, avrebbe impostato la nuova applicazione in modo più modulare no? perché la prima versione del, degli, degli esercizi diciamo c'era quello che aveva chiamato anche lui un po' di spaghetti code Ovvero, nel, nel file della, di app, che io ho chiamato corso ad esempio, eh, c'era un po' di tutto. C'era la, la parte di definizione della tabella come oggetto eh, SQL e Alchemy. Poi, però, nella stessa, nella stessa classe c'era anche la parte di routing, no? Questo, eh, questo era, ad esempio, l'index. E in più c'erano anche le definizioni dei form. Quindi in un'unica classe App andavamo a definire tutto. Quindi, non solo avevamo messo eh, i concetti di tag, corso e serata in una stessa classe, ma avevamo anche mischiato in questa stessa classe la parte dei, del modello, ovvero la parte legata al DB la parte legata alle form, ovvero cosiddetta anche vista, e nella stessa abbiamo anche la parte di routing, che sarebbe la parte di controller, normalmente. Ecco, eh, in questa nuova applicazione, in questa nuova, cioè non è nuova, in questa applicazione eh, rivista, c'è stato anche il tentativo di dividere in moduli eh, l'applicazione, no? Quindi adesso abbiamo il modulo corsi e dentro il modulo corsi abbiamo la parte di modello dove c'è la parte di modello, cioè la classe che estende dbmodel, Model di SQL Alchemy. Poi c'è la, la eh, forms.pi dove c'è la classe legata al form. E poi c'è la root, rooters.pi. Dove ci, dove ci sono le cose legate al routing. Come vedete, adesso le, le, classi, le, cioè, sì, le classi sono molto più, molto più piccole, il codice è molto più modularizzato ed è anche più facile poi ehm, gestirlo. Questa, questa gestione di moduli si fa con i cosiddetti blueprint che sono dei moduli, quindi ciascun modulo va, eh, nella parte di routing, va definito il tipo di blueprint, il nome del blueprint, del blueprint dove, dove, sono le, dove ci sono le cartelle dei template e dove, dove ci sono i file statici. Eh, nella parte comune, eh, nel, ecco, nell'init, Eh, ovviamente i vari blueprint vanno registrati. Ok, però tanto magari questo lo possiamo anche rivedere dopo. Eh, torniamo un attimo a dove eravamo partiti, a come far vedere la lista. Allora, a livello di mh, servono due cose, no? principalmente serve definire la funzione che ritorni la lista dei corsi e la pagina che le visualizzi. Allora, la pagina, eh, per, per avere la lista dei corsi, ehm, diciamo che con SQL Alchemy è abbastanza banale perché basta, basta usare la funzione query. A, in, a questo caso abbiamo detto abbiamo visto prima che i corsi sono ordinati per nome eh, questa è la sintassi della query che ritorna una, una lista di tutti i corsi questa lista dei corsi va passata, quando richiamiamo il, utilizziamo la funzione render template della pagina va passata alla pagina la pagina nella nostra struttura eh, nuova eh, a moduli, ovviamente sarà sotto corsi ed è questa. Allora, come, come ho fatta l'ho fatta. Inizialmente ho preso eh, la versione che aveva già fatto Andrea, nel senso che tutte le pagine hanno un extend della base.html che è la, 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 la porzione di html che contiene il richiamo a bootstrap, bootstrap italia eh, quindi ci permette di avere il javascript per utilizzare la grafica di bootstrap italia poi questo lo, lo dobbiamo aprire perché stiamo usando gingja poi questo pezzo qua eh, Praticamente ho fatto copia e incolla in tutte le pagine, permette di visualizzare i messaggi nella modalità che avete visto prima, eh, record eh, inserito con successo, eccetera. Questa parte qua è semplicemente il titolo, ovvero lista corsi. Diciamo che. Stiamo parlando di questa pagina, no? Quindi, quindi questo è il titolo lista corsi. E infine c'è la lista dei corsi in formato card. Allora, cos'è che eh, ovviamente eh, questa parte qua di... Io non sono, premetto che io non conosco granché l'HTML. Quindi per me forse la parte di HTML è stata la, una delle parti più difficili per implementare questo, questo esercizio. Eh, come ho fatto a scrivere questo HTML così bello? La, la verità è che non l'ho scritta io. Non l'ho scritto io. Cosa ho fatto? Sono andato nella, nel sito di Bootstrap Italia e ho guardato qua eh, le cose che ci sono a disposizione. No? Guardavo le liste come sono fatte, tipologia di lista, eccetera, lista con icona. Poi però mi ricordavo che Andrea aveva detto che c'erano le card che erano interessanti, no? Allora sono andato su card. Ora, visto che le informazioni che volevo visualizzare erano molte, come vedete, abbiamo qua una serie di tag, poi abbiamo questa informazione qua, poi abbiamo un testo titolo, un testo descrizione un autore e volendo anche un, un bottone per andare nei dettagli quindi guarda, scorrendo qua mi sono ritrovato in questo in questo esempio che ho pensato potesse essere utile perché ho visto eh, anzi no aspettate forse è. no è questo scusate, è questo che proprio addirittura citava i tag come, come abbiamo noi nel, nel nostro database qua c'è una data però ho pensato vabbè a posto della data posso mettere l'informazione che voglio c'è un titolo in eretto c'è la descrizione c'è l'autore e c'è anche un'azione che si può associare quindi praticamente cosa ho fatto? ho, fatto, ho copiato questo codice Ovviamente al posto del, del contenuto, che è un contenuto diciamo di esempio, ho messo il contenuto che mi interessava. Innanzitutto, per ciclare, cioè, eh, devo, devo inserire una card per ogni, per ogni corso. Quindi, questo è il senso di questo, di questo comando qua. Che è un comando tra, tra parentesi graffa e percentuale, come, come si usa per Ninja, diciamo. Quindi, per ogni C, per ogni corso, C sarà, è il corso no, d'ora in poi, per ogni corso in lista corsi, inizia a disegnare la card. Poi, dove nell'esempio c'erano i tag, qua, vedo tag qua. Infatti si vede anche dal nome della classe, eh, io faccio un ciclo per tutti i tag che ho nell'attributo eh, corso.tags, anche questa è una lista. E quindi li faccio vedere. Poi, eh, come vedremo, eh, noi abbiamo anche la funzionalità per fare l'edit le, eh, le diciamo del tag. Infatti, se io clicco qua nell'applicazione il tag vado direttamente nella funzione di edit del tag. Questo è un vezzo che ho voluto provare, no? Quindi eh, questo è il senso di questa di questa URL dinamica. Poi al posto della data ho messo il livello, come vedete, intermedio. Poi come titolo ho messo il nome del corso. Come descrizione, che è questa, ho messo la descrizione Poi c'era il footer, al posto del signator ho messo di corso.insegnante e infine il bottone con action l'ho fatto collegare alla, alla route, al routing diciamo, che mi fa vedere il dettaglio del corso, che ho scritto in questo modo. Ovviamente poi faccio finire il for. Della lista corsi, eh, bisogna stare attenti ovviamente sempre alle chiusure dei tag, eh, è tutto qui. Nel senso che eh, questa pagina che sembra tanto complicata, in realtà eh, a livello di HTML è praticamente stata tutta copiata. Ehm. Non so, eh, come vogliamo procedere? Ci sono domande su come ho fatto a fare questa lista? Eh, se vi permetto io non ho capito niente del blueprint. Ok. Eh... E, e, e io, ciao intanto, ciao. saluto che sono arrivata in ritardo. Yeah. Eh, ciao a tutti, volevo chiedere. No, io invece non ho capito dove eh, poi tiri fuori, eh, cioè dove hai memorizzato, eh, forse anche sono arrivata in ritardo, queste le scritte praticamente nella lista o nel allora, database, nel database. Ok, ok, ok. Eh, beh, chiaramente che... qua partiamo da un database già popolato. Ok, ok, poi, ok, un database già popolato. Che dopo vediamo anche volendo come si può svuotare e ripopolare per fare i nostri test, se vi interessa. Invece, per quanto riguarda Blueprint, eh, allora, eh, la premessa è che io non sono la persona più indicata a spiegarlo, però io ci provo per come l'ho capito. Eh, le per rendere più modulari le applicazioni Flask. Eh, è stato introdotto il concetto di blueprint, eh, ovvero sono dei moduli Flask che possono che, hanno, che sono abbastanza indipendenti, nel senso che hanno un routing indipendente. Eh, aspetta, che io ho trovato anche, cioè ho cercato dei libri. Vediamo come lo spiega il libro. Eh, che è la cosa migliore sicuramente. No? Allora, Blueprints, in Flask Blueprint è un metodo per estendere un'applicazione una, una Flask. Eh, dà la possibilità di combinare gruppi di viste con funzionalità comune e, e anche permettono agli sviluppatori di eh, dividere l'applicazione in differenti componenti. In sintesi è quello, nel senso che ehm, la prima versione dell'applicazione che più o meno faceva la stessa cosa, non so se avevi visto prima, questo era il codice precedente dell'applicazione. In un unico file che, vabbè, tu vedi che fu come se fosse app.py, ma qua si chiamava corso, comunque, è, è il file di Flask. Praticamente c'era tutto. C'era sia il modello. Che, che, che le view, che il template, c'era tutto. Ehm, ma non solo c'era tutto relativo al corso, c'era tutto anche relativo ai tag, eh, relativo alle serate. Quindi era tutto mischiato. Facendo i blueprint, io posso dedicare diciamo, un modulo a ciascuno de, de, diciamo, del, del mio, delle mie tabelle. In questo modo eh, le mie, i miei file sono molto più modularizzati: nel senso, dentro, dentro le root qua, eh, tutto quello che riguarda, cioè in questo file che è sotto corsi, qua eh, tutte queste funzioni riguardano i corsi: c'è cioè la lista del corsi, create del corsi, la visualizzazione del dettaglio di un corso. Analogamente se io vado ne, nella, nella cartella tag, che adesso ecco qua, tags, nell'equivalente roots, ci sono le cose che riguardano i tag. Quindi è un, è un concetto che permette di modularizzare l'applicazione Flask ed è molto utile soprattutto se l'applicazione... Beh. scusa scusa l'ignoranza ma non potevi fare questa suddivisione sfruttando il form from e import? non ho capito la domanda ah, okay. sì, perché sarà, sarà, non sarà corretta la domanda no nel senso che tu hai suddiviso le cose qua ehm, ma eh, cioè non, si non, non si poteva magari creare appunto quello che tu hai suddiviso già facendolo senza i blueprint e poi quando hai bisogno richiamarle col, pro, eh, col form import e via dicendo probabilmente si poteva ehm, mettere tutto cioè magari in una stessa cartella e fare la stessa cosa eh, magari chiamandolo eh, tags, forms, models, forms, eh, scusa, tags, models, tags, roots, questo intendi tipo tutto nella stessa cartella dell'applicazione, fare le stesse divisioni ma metterle tutte nella stessa cartella, intendi quello? No, proprio anche suddividerle così come hai fatto tu, però invece di sfruttare le blueprint, eh, ah, la, dici domanda, senza... la, la domanda, perché probabilmente non ho capito niente delle blueprint, e quindi è questo il discorso. Ma in eh, cioè, allora, non, ti, non ti so rispondere. La verità è che non ti domanda. so rispondere. Mi domanda. Ma questo Blueprint è, è, un, è un modulo che devi importare? Sì. Ah, ok. Flask, import, Blueprint. Ok. È, è definito all'inizio dell'app. Devi registrare, questo l'aveva scritto già Andrea l'altra volta. Uh -huh. Ah, lì fai le suddivisioni. Sì, dici che tutti i root diciamo ah, che, okay. che iniziano per corsi, devi, devi guardare i corsi blu, blu, il corso di blueprint. Il blueprint di corsi. Per quelli che relativi ai tag, devi guardare questo qua. Per le serate, devi guardare questo qua. E... Scusa, la, è quella, è... ah, ok. Che poi fanno, scusa, che fanno riferimento alla riga sotto, quindi poi il prefisso è. La, la, la cartella corsi tag e serate esatto ah, okay. e, però la cosa bella dei roots dei roots lì è nei blueprint è mm -hmm. che poi l'indirizzo è relativo no nel senso che qua non devi scrivere perché se no sarebbe stato complicato mettere un un root gestendo insieme corsi, tag eccetera, avresti dovuto un po' annidare eh, ah, le URL, ti saresti blueprint. incasinato. Secondo me. Invece lo disti, c'è il blueprint, questa cosa qua. Sì, perché metti. Sì, ah, okay, ok, ho capito. cioè far ah, la la eh. qua Fai la delete di un tag, sì. eh, il, no il nome della root è esattamente uguale alla delete di un corso. Ok, no? questa root sì. qua. Sì. Se invece avessi messo tutto insieme non potevi utilizzare devi, la stessa... dovevi fare delete corso e esatto. l'id. Okay. Esatto. O viceversa, corsi, delete, id. Eh, quindi è una... È un, diciamo che questa cosa qua è, sfrutta la base del paradigma MVC, come si chiama, Model Control View. Sì, Model View Controller, sì. Ah. Cioè questa divisione qua è quella suggerita per... Infatti appo apposta diciamo che ho diviso anche il codice in form, eh, sì. modello, che sarebbe il modello, form e eh, eh, la view e roots del controller. Ovviamente questo è un, eh, non è obbligatorio, eh, è un modo suggerito per gestire i progetti. Sì, sì, sì ok. Ok. Mm. Scusa eh, Mario, sì. una, cosa, una domanda che volevo farti proprio già all'inizio, quando ho visto che vedevo Django, come mai hai dovuto attivare Django? Ma tu dici nel... ma no, semplicemente il nome del mio ambiente è... Python, non c'entra niente in questo caso. Ah, è un caso, Io, non è già sì, un perché non è... Sì. È il nome dell'ambiente. Dell ah, è chiamato però, così. Però qua stiamo usando Flask, non stiamo usando Django, sì. È solo il mio nome del mio ambiente ah, di Python. Ah, è chiamato così, ok. Vabbè. Sì, sì. Okay. Ho installato lì la libreria. Mm -hmm. Anche di Flask. Perché stai studiando anche Django, di la verità, no, l'avevo provato anni fa. Eh. <ride> Ok, comunque è bello il lavoro che fate. Mm. Va bene, allora abbiamo visto queste prime due cose, quindi se, se non ci sono altre domande. La cosa successiva che avevo fatto è la gestione dei tags. L'aggiunta del menu l'abbiamo rivista prima, è comunque sempre nel, nel, nel base. Ecco diciamo che qua, non l'ho detto prima perché questo qua è il nome del blueprint, quindi corse, diciamo la parte prima del punto è il nome del blueprint e create invece il nome della funzione nella parte routing. Okay? Quindi qua per la gestione dei tag la funzionalità diciamo è dentro il... da, da qua possiamo intuire che... Eh, la funzionalità di gestione tag è dentro Blueprint Tag e la funzione si chiama Tags. Infatti, entro nel Blueprint Tag, vado nel Roots e la funzione è Tags. Eccola qua. Spero che questo abbia aiutato un po' per capire come le associazioni. E che il Blueprint si chiama Corsi? Dov'è che è scritto? Allora. Giusto per ah. allora, per la funzione di lista corsi e nuovo corso il blueprint era corsi, ed era questo qua. E quello è quello prima del punto. Ok. Per la funzione gestione tag il blueprint si chiama tags. Ok. Ed è nella cartella tags, infatti, eh, io la parte di routing l'ho messo nel file routers. Quindi vediamo di nuovo cosa ci serve per... La, vediamo intanto la funzione come com cosa fa. L'abbiamo già vista prima velocemente. Quindi dal menu questa è la funzione gestione tags. È una pagina che ci fa, prima ci fa vedere l'elenco di tutti i tags esistenti. Per ciascuna di esse ci mette il pulsante edit o cancella. In più c'è una sezione che permette di aggiungere un nuovo tag. No, l'avevamo già provato prima. Quando si clicca su, su, su crea nuovo tag, mi viene fuori questa immagine flash, eh, scusate, questo messaggio flash, che è quella parte iniziale di pagina, è gestita da que in quel modo lì. E poi la lista viene ovviamente aggiornata e viene rivisualizzata. Analogamente se io faccio cancella, eh, il database viene aggiornato e, e c'è la cancellazione. Allora, in modo abbastanza simile a come abbiamo ottenuto la lista dei dei corsi. Con questo comando qua otteniamo la lista di tutti i tag ordinati di nuovo in un certo modo, in questo caso per nome. Vabbè, per titolo, ho messo per nome, perché poi abbiamo cambiato Solo che in, nella pagina non c'è solo eh, la lista, mentre nei corsi c'era solo la lista. In questa pagina, io ho voluto anche mettere eh, la gestione del, della possibilità di inserire un nuovo tag, quindi tramite i form. Quindi questa stessa pagina è usata sia per visualizzare la lista che per inserire nuova. Quindi, come aveva fatto vedere Andrea l'altra volta, ehm, Innanzitutto bisogna creare l'oggetto tag form. Il tag form è creato in questa applicazione in cui abbiamo diviso model, modello, view e controller nella parte view, ovvero nelle forms. Il form delle tag era, era il più banale di tutti perché ha un solo campo, che è il campo name, che è questo qua. Quindi creiamo il nostro tag, eh, scusate il nostro, il nostro form e poi c'è la parte di, di ritorno quando il controllo ritorna quando creiamo eh, usiamo il form. Questo è proprio un modo standard per gestire il submit. Allora, noi me, mi memorizzo il nome del tag dalla form in questo modo. Creo un nuovo oggetto tag, questo è l'oggetto e questo è il costruttore dell'oggetto tag. Per aggiungere al database uso il comando db.session.add. E infine ripulisco il form per, per, per il prossimo inserimento. Ora che abbiamo l'oggetto e l'abbiamo inserito nel, nella session, Proviamo a fare la commit del database, la mettiamo tra un try except, quindi eh, se la commit ha successo eh, scriviamo il messaggio tag creato correttamente con categoria su success che, che sarebbe quell'icona verde che vediamo nella pagina e poi rifacciamo una redirect alla stessa pagina infatti avete visto che eh, la pagina cicla su se stessa quando viene inserito se ci fosse un errore eh, il record non viene inserito c'è cioè un rollback e la categoria del messaggio è di tipo danger danger quindi quando facciamo il, il template della pagina Dobbiamo passare sia la form che la lista dei tags che abbiamo ottenuto in questo modo. Quindi andiamo a vedere come è fatta la pagina. Questa è, è la solita parte copiata e incollata in tutte le pagine per gestire i messaggi flash. Questo è il titolo, lista tags. Questo, poi il nostro ciclo molto simile al, a quello che avevamo fatto per i corsi. Quindi, per, 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 per i tag T in lista tags, cosa facciamo vedere? Nella stessa riga, facciamo vedere il nome, il bottone edit e il bottone cancella. E questa è la parte relativa alla lista dei tags, questa parte qua. Infine c'è la parte per la creazione di un nuovo tag. Questo è il titolo di questa sezione. E qua c'è la, la form, eh, anche questa copiata da, da Bootstrap Italia. L'unica cosa che dobbiamo sempre ricordarci è di mettere dentro questo comando di form identag per, per come funziona Flask. Questo è il placeholder, nome del tag, del controllo tag, eh, sì, del, del nome, del campo nome dove viene inserito il nome e infine c'è il bottone crea nuovo tag. Questa è la parte del flash, gestione del messaggio flash di cui parlavo prima. Se adesso provo a mettere, non mi ricordo più se c'è un ecco, questo è un esempio di errore perché eh, diciamo che il nome avevamo messo che fosse univoco, e quindi questo era il caso. Come vedete, c'è. Cioè, un bordo rosso che equivale al, alla categoria di questo messaggio qua. Eh... No, scusate, nella, nella parte di root. Siamo in questo caso qua, errore durante la creazione del tag e poi c'è la visualizzazione dell'eccezione. Errore durante la creazione del tag e poi c'è l'eccezione Python. sono domande. No, ehm, io lo, lo trovo un po' complicato tutto quanto, anche se tu sei stato bravissimo a spiegare. Sì. Però eh, quella Iden, che quando l'avevo spiegato Andrea pure non è che l'avevo tanto afferrato. L'hai messo solo in un posto, si deve mettere solo in un posto quell'iden. Eh, sì, bisogna mettere sempre nella forma. Ah, quando ogni volta che c'è una forma. Quindi in tutte l'hai messo. Sì, sì, tutte le volte che c'è ah, una no. forma, anche nella, quella di creazione dei corsi, adesso vado a cercarla, corsi, template, corsi create, eccola, eh, questa. Sì, è, così funziona. Per, è, serve per, per fare il collegamento tra la forma eh, definita qua con la flask form. Con la form della pagina HTML io dirti perché serva non te lo so dire, so sì. che serve e la, e, e la faccio, e, la e lo uso e la metto. Okay. Va bene. Se non la metti, eh, non funziona il passaggio dei parametri, quello okay. te, lo, te, lo, te lo so Però dire con sicurezza. Dire. Ma sì, Massimo. ok. Adesso per curiosità volevo provare a cambiare il colore del... per distinguere da cancella, ma per far vedere anche un qualcosa di diverso: bottoni. Ah, il colore del bottone cancella? Sì, ecco, per, per dare un. Carino però. Perché so che i bottoni rossi hanno danger ma. Sì. Quindi quando si fa una modifica bisogna sempre stoppare l'applicazione e rilanciare, se no l'applicazione non, non prende la modifica, diciamo. E come fa a stopparla? CTRL C. Ah, ok. Come vedete abbiamo fatto la modifica in modo Bello. che, che la, il cancella, sia adesso sia in rosso, in effetti è più giusto così, perché va va evidenziato che in realtà andrebbe anche fare richiesta una conferma prima di fare una cancellazione, però potrebbe essere esercizio per la prossima volta, eh, no. provare ad aggiungere migliorare sempre un po' l'applicazione. Ok. Vado avanti. Sì, sì. Avevo fatto, ecco qua, gestione dei tags. Lista cancellazione dei tags. Ah, ecco, poi ho fatto una modifica all'oggetto ser al, all serata. Quindi adesso l'oggetto serata è sotto il blueprint serate models. Pensando a un utilizzo futuro di questa applicazione, ho pensato che quando si definiscono le serate, ad esempio, Maria Teresa potrebbe, dentro l'applicazione, inserire il link della registrazione, e, e che magari una mail parte in automatico a tutti per avvisare il link della registrazione. No? Questo è un esempio. Eh, scusate, del link della partecipazione, non della registrazione. Quindi ho aggiunto, diciamo. Alla classe serate, quindi al nostro modello database questi due nuovi questi due nuovi attributi come stringhe. Ovviamente li ho aggiunti anche nel costruttore, però nel costruttore ho messo come default il valore nullo, anche perché non è detto che quando magari definisco la serata questi dati eh, li abbia già a disposizione. In questo modo il costruttore eh, non me li chiede in modo obbligatorio. Questa parte di, di, eh, di aggiunta serata l'abbiamo provata qua, l'abbiamo provata prima. Se inserisco la serata Flask 7, speriamo che Andrea ritorni. E qua magari metterei il link della registrazione Zoom, no? Aggiungo serata. Ed è collegata al nostro, al nostro corso di Flask. Ecco. Comunque, ehm, ovviamente avendo aggiunto, ecco qua possiamo... approfittarne per parlare di come gestire i cambiamenti nel database quando abbiamo già iniziato lo sviluppo no perché adesso ovviamente vabbè, se facciamo una prova so già che non funzionerà però per l'effetto demo eccetera comunque eh, Andrea vi ha fatto vedere che adesso il database eh, ce l'abbiamo in locale in questo file qua no questo file SQLite Anch'io avevo provato a installare l'estensione che diceva lui, che ci permette di vedere i, data, i dati dentro il database. Okay, adesso abbiamo definito ehm, questi tre corsi. Di serate ne abbiamo un po' di più perché ho giocato un po' io con le prove, ho aggiunto la serata 6 e 7 di Flask. Avete visto che effettivamente... C'è sul database. E sul database ci sono anche le nuove, le nuove righe. Le nuove colonne, scusate, link partecipazione e link registrazione. Si vede anche qua dalla definizione. Sì. Poi c'è la, la, la tabella tag che è molto semplice e Poi c'è la tabella che unisce i corsi e i tag. Ok. Allora, come si fa ehm, a riinizializzare il database quando si fa una modifica. Allora, facciamole una di prova, ehm. quindi, cancelliamo il nostro database. Il modo che aveva usato Andrea l'altra volta era di usare questo script che lui aveva chiamato data.pi, dove eh, praticamente si creavano gli oggetti da, da, in Python. Quindi proviamo a fare la, la creazione. Quindi facciamo prima la modifica. Allora, eh, dentro la tabella corsi... i models proviamo ad aggiungere un campo logo magari l'immagine l'immagine del collo che eh, ogni framework ha una sua immagine no flask ha una sua immagine Pygame magari ne ha un'altra eccetera eh, mettiamola come stringa nel senso che magari mettiamo l'indirizzo dell'immagine dell ma ovviamente questo è solo per provare per fare una prova con la modifica database allora abbiamo creato abbiamo aggiunto un, un campo nel, nella classe corso quindi facciamo una modifica anche nel costruttore magari anche qua facciamola che non è obbligatoria Ok, quindi adesso abbiamo un nuovo attributo nella, nella classe corso. Per creare il database andiamo a prenderci il nostro file data. E quando creiamo il corso Flask, ad esempio, magari aggiungiamo immagine eh, quindi un modo per creare il database vi ricordate è usare il create all il comando create all quindi proviamo a lanciare questo questo script Non so se l'avete visto lo script, io questo non, non l'ho praticamente toccato se non per adattare le modifiche del database. Comunque, eh, utilizzando i costruttori degli, dei, dei, dei modelli, praticamente crea il database nella versione iniziale che ci permette di fare delle prove un po', un po interessanti. No? Quindi prima crea gli oggetti e poi fa il session add e commit, partendo dai tag, poi dai corsi, eccetera, eccetera. Quindi qua abbiamo visto che adesso il file è di nuovo presente, andiamo a vederlo, a noi interessa la parte corso, vedete che il nuovo... Il nuovo campo c'è, è stato creato dalla DB Create All. E se vogliamo andare a vedere se anche l'ha popolato, annaggia qua. Non so come mai. Ah si, sì, comunque si vede già un po' qua. Eh, non so come fare a andare Ah sì, ok. Questo è il modo più semplice per fare una modifica al database. Eh, poi Andrea aveva accennato anche un'altra modifica utilizzando eh, Migrate. Eh, non so se vi ricordate, utilizzando le migrazioni. Cioè, io non c'ero. Vuol dire. È un altro sistema per creare il database in automatico sempre e teoricamente anche per gestire ehm, le migrazioni dei dati da un, da un momento all'altro, però in realtà non l'aveva spiegato. Ah ok, grazie. Era questo qua, il Migration Command. Allora, se vogliamo provare, possiamo provare, poi non è detto che, che funzioni. Allora, per intanto, per provare una migrazione, dobbiamo essere sicuri che, che non ci sia già presente la tabella Migrations, se si parte da capo. In questo caso non c'è, quindi proviamo a cancellare il, il file di nuovo. Allora, lui suggeriva che bisogna... Innanzitutto bisogna settare l'applicazione Flask. Poi c'erano i comandi da, da eseguire. ha generato la cartella migration mi pare in questo caso sì questa qua allora mh... Questo, questa utility di flask ha, ha già trovato le tabelle e adesso dobbiamo dare l'ultimo comando mi pare per per crearlo vero e proprio ecco se adesso andiamo a ad aprire il nostro database abbiamo visto che il database è stato creato di nuovo con uh, con tutti i campi ha aggiunto solo questa mh, questa tabella di lavoro probabilmente su che serve a lui con la versione di alembic che deve essere l'utilità che ha usato non, non, non lo so vediamo cosa contiene Che non si può vedere ah, perché è binaria Vabbè. bello ah, no. comunque questo a me è venuto in mente qualcosa che eh, capitava anche in oracle e cioè che si poteva ehm, o farlo ripartire da capo creando tutte le tabelle una base dati oppure fare una, un aggiornamento però sono ricordi molto lontani e quindi non sono molto precisa ma volevo non so, sentire se c'era qualcuno che pure trovava dei paralleli. Qualcuno che conosceva di più la base dati Oracle, no? Qualcuno che vuole fare qualche commento? No, va bene, non fa niente. Anche perché a me sta seccando la, la voce, fra un po' non ce la faccio già più parlare. Eh... Nel senso che. In Oracle quando crashava e si rompeva, se avevi mantenuto i log di backup, potevi ripartire da un, da un backup e riapplicare tutti i log e ti andava a riportare la situazione del DB prima del crash, chiaramente. Sì, no, qua penso che la, la cosa è diversa. Qua sì. è in fase di sviluppo. Se tu ti accorgi di, che vuoi aggiungere una, una sì. colonna... Eh... Sì. Anche perché qua, come vedi, le database in realtà non, non l'abbiamo creato con i comandi di data definition, no? DDR, cioè non abbiamo mai fatto una create table eh, utilizzando SQL e alchemy, diciamo, eh, fa tutto lui, il livello del database, anche, anche la creazione. L'unica cosa rispetto alla, alla parte script, diciamo, la cosa negativa è che ovviamente il database è stato creato vuoto. Eh, ovviamente perché eh, eh, questa utility non può sapere eh, i dati ora eh, non lo so perché non ho provato non ho neanche avuto tempo e voglia di provare cosa succede se io faccio una modifica e, e poi riapplico il migrate con il database pieno eh, è una prova che si potrebbe fare ma Sinceramente io non ho avuto tempo di, di, di provarla. Quindi adesso per eh, tornare a, di nuovo ad avere delle prove un po' decenti, io ricancello il database e lo ricreo nel, in questo modo qua, in modo da avere anche dei dati. Ok, mm, sì, eh, vabbè. Ecco qua c'è poi quello che ho fatto era l'aggiunta della pagina del taglio corso che avete già visto. Eh, la rivediamo. È questa. Che cos'ha di particolare questa pagina? Vabbè, a parte mostrare proprio tutti i campi del, dell'oggetto corso, ha la particolarità di avere anche la lista delle serate agganciata, diciamo. Poi c'è questa funzionalità che se io clicco sulla serata, ah, intanto la, ho fatto in modo di, poter, di controllare che se c'è nel database. Il link per la registrazione mi fa vedere questa cosa qua, altrimenti mi fa vedere registrazione non presente. Se non c'è la registrazione, se clicco non fa niente. Se invece c'è la registrazione, mi, mi porta al link YouTube della lezione. E in più c'è una terza parte legata all'aggiunta alla di una serata che abbiamo visto prima. Quindi possiamo un attimo vedere come, come ho fatto questa pagina. Chiaramente stiamo, stiamo parlando di corsi, di corsi, quindi sarà sotto il blueprint del corso. Qua. Corsi dettaglio. Ok, vediamo prima la parte di routing, come, come ci arriva, cosa, che calcoli fa. Eccola questa qua, dettaglio corso. Come ci arrivo? Ovviamente ci arrivo... Eh, mettendo nella URL l'ID del corso e, e l'ID del corso mi è passato dalla pagina della lista e si vede qua allora qua c'è il, il formato diciamo eh, pagina Qua avrei potuto anche scrivere URL for corsi cd nell'altro nell modo, diciamo. Invece, qua ho scritto, ho scritto l'indirizzo nel modo in cui compare proprio nel, nell'URL. Vedete, corsi slash l'id. Quindi, richiamate dalla pagina lista, eh, scusate, qua. No, qua. Quindi, la, pagina, la, la funzione di dettaglio corso accetta il corso ID come input. Eh, C'è la solita gestione della, della form, prima viene creata la form sulla serata questa volta. Questa cosa è proprio sempre uguale in tutte le pagine, diciamo, in cui ci sono degli input, ovvero prima crei la form, poi if form validate on submit, prendi tutti i dati dalla form, in questo modo qua, form.nomeattributo.data, poi crei l'oggetto, in questo caso serata, crei l'oggetto, poi, visto che c'era il collegamento al corso per la serata, bisogna anche settare eh, la referral link al corso ID. Poi si fa il reset dei campi, si fa il, il tentativo di, di add e di commit. Questo nel caso ci sia... La richiesta arriva in modalità post e quindi ci sia una, dei dati inseriti nella form. Invece altrimenti si usa questa funzione che è molto comoda: query getter 404 corso ID che ti permette di ottenere il corso come oggetto. E no, di le query, vi ricordate che normalmente query ritorna un oggetto lista, e infatti bisogna sempre mettere first. Però c'è questo metodo che si chiama gettor404 che se l'oggetto viene, cioè viene trovato restituisce l'oggetto, altrimenti restituisce 404 l'errore. Infatti se io metto qua l'id di un corso che so che non c'è, eh, viene gestito subito l'errore 404. e si fa render template della pagina passando l'oggetto corso e l'oggetto form quindi vediamo com'è la pagina corso di dettaglio solita prima parte sempre uguale con i messaggi di flash extend base per, per il javascript di bootstrap italia solito parte del titolo programma di flask quindi qua utilizziamo già la parte dinamica di Gingya. Vi ricordate che qua ci viene passato l'oggetto corso e infatti abbiamo chiamato corso. Poi eh, come sottotitolo la descrizione. Poi qua c'è la, la gestione del fatto che un corso può, avere, può anche non avere dei tag e quindi se, se il corso ha dei tag faccio vedere questa riga qua. Altrimenti questa riga qua non la faccio neanche vedere ed è gestita in questo modo qua, con questa if. Quindi se corto, corto, corso tags esiste vuol dire che è true, se non esiste è false, no? è classico in, in Python. La controprova è che se ad esempio adesso creo un nuovo corso, ma non ha dei tag vedete che la riga tag non ce n'è anche ok poi c'è la parte eh, insegnante livello qua per la parte html di nuovo ho usa, ho, sono andato a guardare come era bootstrap italia per la, gestire di, per la gestione di questi, di questi testi con, eh, con il colore sottofondo, diciamo, simil bottone, che si chiamano badge, come oggetti. Poi, eh, se il corso ha definito delle serate, e, e, e questa è il, diciamo, la parte che lo gestisce, c'è la parte delle, delle serate, no? questa parte qua, se io infatti ci faccio vedere il corso Mario che non ha serate, la parte serate non c'è, la parte programma del corso. Scusa una cosa stupida, ma cos'è quel TT che si vede ogni tanto dopo che hai fatto delle prove? Sì, sotto programma di Mario. TT? È la descrizione del corso che ho scritto per far veloce. Ah, ah, non avevo visto. Ok. <ride> e qua c'è la lista. Eh, c'è come si gestisce, diciamo, questo, um, questo controllo qua, diciamo, questa lista qua. Anche questa presa da. Da bootstrap liste. Diciamo che io volevo una lista che contenesse qualche informazione, no? volevo che avesse almeno una descrizione sotto, una data bene in evidenza e magari anche qualche nota qua in fondo. E quindi sono andato a cercare quello che, che potevo usare. e ho usato questa, ovviamente togliendo queste cose che non sapevo neanche bene cosa volessero dire, che, che significato di metadata, non so bene cosa potessero usare, però ho sfruttato diciamo questa stringa qua, quindi anche qua ho fatto copia e incolla dell'oggetto, e sono tornato di qua, e l'ho usato come, come lista, Quindi c'è il questo è il titolo del, del programma del corso, poi per ciascuna serata. Allora, questa è la gestione del discorso. Che, il link della registrazione, no? praticamente se esiste il link della registrazione lo vado a mettere nel nel tag a che corrisponde al, al link che è quello che mi permette di fare questa, questa funzione qua che se clicco vado al link il, cioè la funzione che mi permette di fare questo è dentro questa if qua se invece il link registrazione non c'è l'href diventa praticamente vuoto ovvero con questo cancelletto vuol dire che non c'è niente in più ci sono i dati della, della lezione, la data in formato giorno, mese e anno, che è questa qua. Poi c'è il titolo, il nome barra descrizione della serata. E infine c'è la logica che se c'è il link della registrazione, qua c'è scritto clicca per la registrazione. Se invece non c'è, c'è scritto registrazione non presente e, e non fa niente se clicco sopra. Scusa Andrea e eh, Mario, eh, ma eh, nel caso in cui come stasera non abbiamo la registrazione di YouTube e abbiamo solo un link che consente di scaricare il file della registrazione, in quel caso non ci sarebbe, no? No, non ci sarebbe perché i perché? Dove, dove li metti tu vengono cancellati. Non abbiamo un server dove mettere eh. le registrazioni. Magari un giorno ce l'avremo e metteremo le registrazioni. Non so come si faccia a trasformare in video di YouTube. No, non so. Puoi metterlo sì. su... puoi creare un canale. Ah. Ma sì, vedremo. E, e non indicizzare i video. Ah. vabbè. Sì, sì. Comunque... No. Mm. Bello davvero? comunque bellissimo. Sì, davvero. Eh, Quanto tempo però, ci hai perso? Secondo veramente me? bello, però è be proprio bello anche questa cosa di, di, di bustra. Ci vuole, bisogna mettersi lì e sì, perderci tanto tempo, ma però proprio bello cioè, il risultato comunque da soddisfazione. Sì, <ride> infatti, diciamo che ho fatto... Che... Cioè, sono contento comunque di aver approfondito perché. Eh, e eh, qua, qua infine c'è la parte, form vera e propria per l'aggiunta della serata. Quindi, come al solito, c'è l'ident tag che non sappiamo spiegarci. Eh, in più, eh, come controllo di data, eh, ho provato a usare questa cosa che anche qua era in Bootstrap. Eh, no, sempre ho cercato form input calendario che è questo quindi ho usato questo ho usato questo codice ma non funzionava però perché non avevo letto bene che c'era anche scritto questo per inizializzare il plugin utilizzare il seguente script non sapevo bene dove metterlo eh, io l'ho messo qua e ha funzionato quindi vabbè <ride> diciamo che per far funzionare quindi questo, questo controllo cioè qua è prima praticamente come prima? no non ho capito, mi hai detto l'ho messo qua ah hai messo tutti e due un... okay. ah, l'ho messo, messo dopo ah dopo, non prima avrei detto prima io non è, una cosa è nella stessa pagina eh? se sono Gli script vanno sempre in fondo prima della chiusura del body. Mm -hmm. Può essere, Però... mm. comunque funziona. Cioè, nel senso, non mi sono fatto tante domande, eh, volevo farlo funzionare, ha funzionato. Come dicevo, non è che sono un esperto di HTML, mi sono già stupito che sia riuscito a fare queste cose. qua copi Copiando da, da bootstrap, ovviamente. Comunque, avete, beh, abbiamo già provato l'inserimento di una serata. Eh, posso data. Mario, dov'è che hai avuto più errori? Magari non riuscivo a capire cosa erano, da do, cos erano i derivati? Mm. Eh, non so, non ti è, subito ti è funzionato tutto? No, no penso ah, che... No. Degli <ride> mm. Eh no, sì, è, è stato... Buono. Complicato. Ho avuto errori un po' da tutte le parti. Eh, nelle form, soprattutto, perché come dicevo il mio non ho ancora capito, cioè le form funzionano così, però stanno funzionando e tutto, però c'erano tutti questi discorsi del validatori che non vengono applicati. Vi ricordate il discorso dei validatori eh, che faceva Andrea? Eh, in realtà li abbiamo, io ho scritti, ma, ma non, 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 non vengono usati, quindi non, non lo so. Questo è un punto che quando arriverà Andrea si, può, si potrebbe approfondire. Lui diceva che per far funzionare i validatori forse serviva un componente aggiuntivo che era Flask Boost Track. non lo so, forse la spiegazione è quella lì. Comunque adesso mh, quello non funziona, vabbè, quindi ho, avuto un po di, ho perso un po' di tempo per capire come mai non funzionavano, eccetera. Poi anche per far funzionare questi componenti giusti eh, non sempre è stato semplice. Però una volta che ho capito il meccanismo diciamo che l'ho ripetuto, ecco, come dire. Anche per la creazione, no? Sempre i tag, poi eh, si riportano i vari, i vari campi. Bisogna sempre ricordarsi di, di definire i metodi get e post, quelli dove, che fanno sia get che post bisogna stare attenti ai parametri, insomma bisogna stare attenti a un po' di cose, però anche debuggare non è semplice, perché l'errore molte volte appare nella pagina, eh, non so se avete visto altre volte, però con un po' di, di impegno si trova. Va bene. Grazie tanto Mario, se sei stanco e vogliamo fermarci qua, non so, sentiamo anche gli altri, ma per me... Sì, perché più o meno tante le cose che devo dire... E adesso spero che posso registrare fino alla fine perché mi è comparso un messaggio che dice spazio su disco insufficiente. <ride> no. era, era, era il mio PC, sai. Ah, era il tuo PC? Oh. Sì, sì. <ride> ok. No, detto che sono abituata che mi sta facendo degli scherzi anche quest'altro PC... Vabbè. No, se avete domande, volentieri se, se riesco. Tutto questo è su GitHub. Ah, ecco sì. Eh, io mi aspetterei che sarebbe bello che qualcuno di voi prov provi uh, ad andare avanti da questa versione. No, perché ti ricordate l'idea di Andrea è di fare un, un bel, una bella applicazione in modo mm -hmm. che poi possa essere base di, di, del, di un sito vero e proprio. Cioè la, la fine di questi esercizi sarà la, il deploy in produzione di questa di quest applicazione. Quindi che ne so, anche se qualcuno vuole cimentarsi a provare la conferma prima della cancellazione o, o anche solo provare a giocare, eh, mm. ben volentieri. Comunque Mario, per fare questo bisogna comunque arrivare a installare tutte le cose necessarie. No, altrimenti non si può andare avanti. Comunque, vabbè, io In che senso? Provo. Per esempio, io io eh, eh, Bootstrap non l'ho proprio per adesso non c'è proprio ho fatto nessuna esperienza eh, di installazione, cioè non ho fatto niente, magari non è Ma no, complicato. ma per adesso, guardate, per, puoi prendere la mia applicazione, no? Cioè, nel senso. E non devo fare adesso, niente altro, se, Allora, detto, adesso, e basta. Flask 0. Adesso su GitHub, ecco, faccio. Possiamo parlare ancora di come fare l'esercizio, se... come suggerirei di fare l'esercizio? Sì. Allora, sotto esercizi, no, che è il sito GitHub del, del, del gruppo, c'è la cartella Flask e adesso io ho già messo, anzi vabbè, metterò le ultime modifiche del colore, vabbè, de... la cosa che ho fatto è il colore del bottone, vabbè, okay. metterò l'ultima versione qua, no? quindi sotto flask 05 burlesco 70. Ecco, eh, per, per scaricarvi solo l'ultima versione, se non volete, no, potete far così, andate, cioè, prima vi scaricate tutta l'applicazione esercizi, poi andate sotto flask 05 e che ne so, ehm, facciamo un esempio, facciamo la cartella di Maria Teresa, Ok. Poi mi scarico tutto il, il progetto così com'è committato. E come si fa? Si può, si può usare quella funzionalità. Ehm, quel link che ti permette di scaricare solo parzialmente da, da GitHub, no? che è questo link qua. Che lo posso anche mettere su. No, dov'è? Chat. Però mi sono perso il link alla mia applicazione, ecco qua. Quindi se io faccio così, metto il link solo del, del mio progetto di Flask 05, faccio download. Praticamente mi ha scaricato solo l'ultima la, la, parte, no? Non, tu, non, tutto il, non tutto il repository degli esercizi. Quindi vabbè, adesso mi ha messo anche la cartella burlesco, la tolgo. Quindi adesso, per dire, Maria, eh, sotto Maurici, in questo modo tu, Maria Teresa, puoi, puoi aprirti Visual Studio Code nella cartella Maurici, in locale tuo, e puoi lanciarti l'applicazione come, come l'ho lanciata io, e ce l'hai tutta lì, e puoi modificartela, giocare, eccetera. Però io avevo errori, avevo errori dappertutto. Errori sulla versione di GitHub che avevo io e che era desiderata lì e non sapevo cosa fare. Mm, ma bello, sì, se hai problemi ancora più diciamo sull'ambiente, vabbè. Però mi sembra che sei riuscita a committare delle cose. O no? No, ma non era mica qualcosa di mio, avevo fatto solo una prova, vabbè niente. Comun vabbè, comunque era per dire che se volete partire già da questa versione qua e poi fare delle prove, basta che vi copiate la parte che ho committato io e poi da lì in avanti potete fare le vostre prove, no? Posso fare una domanda? Sì? Beh, tu in questa, questa parte qua hai usato eh, il, come si dice, il modulo Flask. Bootstrap o senza? Senza ah, ok, no, era anche per rispondere a Maria Teresa che diceva usare Bootstrap, non sapeva come installarlo. In realtà, se non lo installato. installano, no, non devi installare niente. Non è che è installato, non devi installare niente perché se lo tira su lui, dalla... sì, no, ma l'aveva già copiato Andrea l'altra volta. Era aveva... sì, aveva... per fargli capire a Maria Teresa Sì, sì. sì. prova okay. a aprire la parte. Quella comune. È l'HTML comune. Sì, è qua nel template, nella... ma lo sì, l'ho detto prima. Eh, queste due righe qua. Sono, sono quelle, quelle che. che... Mm. Però forse lei, lei intendeva Flask Bootstrap il modulo, Flask bootstrap. Sì, no, ma non l'hai usato, quindi non ha bisogno. No, non ha bisogno, sì. Mm. Va bene. In questa versione c'è tutto, anche il database. Sì, è qua. Okay. Però sap sapete ormai come se, se, no, organizzarlo, nel senso se volete, come si dice, eh, cambiarlo. Avete visto come si fa, no? si cancella il file, si, si va a modificare il modello e si poi ricre si, si ricrea, mm -hmm. volendo anche fare dei cambiamenti nel database. Secondo mm -hmm. me è utile Molto bello. Anche, anche provare a fare delle modifiche su, su un progetto esistente, tante cose magari si capiscono. Ad esempio io sono partito da, da, dall'applicazione di Andrea, sì. cercando di capirla ho capito delle cose.